Assessore, aumentano i casi di positivi nella nostra regione, anche a Pescara, ma soprattutto oggi la fascia di età più colpita è quella giovane. Tornano anche i casi nelle scuole. Qual è la situazione a Pescara per voi che monitorate quotidianamente proprio il movimento degli studenti? Allora, ci sono delle differenze da fare. Certi casi stanno aumentando a Pescara, in modo particolare nelle scuole, però devo dire la verità, per noi comune, che praticamente monitoriamo le scuole che vanno dalla scuola dell'infanzia fino alle scuole medie, grandi, grossi problemi non ne abbiamo, tranne quelle tre classi al Fleiano che ormai sono già sotto controllo, però il resto no. Quello che si sta verificando in modo particolare è purtroppo alle scuole superiori, dove magari i ragazzi, sapete benissimo che riescono, pensano di essere fenomeni su tutto, ma purtroppo le cose non stanno andando bene, quindi l'età più colpita è quella che va dai 13 ai 19 anni. C'è preoccupazione, visto che ci si avvia verso la stagione fredda e probabilmente ci sarà un ulteriore aumento dei casi? La preoccupazione è tanta e alta, le raccomandazioni vengono fatte giornalmente, bisogna continuare a non abbassare la guardia, bisogna controllare sempre il lavaggio delle mani, bisogna indossare correttamente la mascherina e rispettare il distanziamento, che sono le tre cose basilari. Proseguono intanto i controlli e i tamponi per i ragazzi allo Stadio Adriatico? Sicuramente questa è un'altra cosa importante che insieme alla ASL siamo riusciti a fare, ad aprire il centro per i tamponi allo stadio, dove i ragazzi la mattina possono andare tranquillamente a effettuare i tamponi.